c'è un movimento del comportamento suggerito, ispirato dal nuovo paradigma. Questi sono i membri della nuova cultura, creativi culturali. Cambia la coscienza, cambia nella direzione giusta, in direzione olistica. In questa evoluzione culturale a cui stiamo assistendo negli ultimi 40-50 anni, un posto molto importante è rappresentato da quelli che il sociologo americano Paul Ray ha chiamato i creativi culturali. I've been doing Dal about 1986 sto facendo una ricerca su quelle 1986, persone che io chiamo creativi culturali e ho potuto notare un cambiamento in tutto il processo che dà origine a un nuovo tipo di cultura nel mondo occidentale. Chi sono i creativi culturali? Sono persone che vogliono costruire una nuova cultura, creare una nuova cultura, che non si accontentano di ereditare la vecchia cultura del passato e che in qualche modo propongono nuovi valori, nuovi stili di vita. Questi modelli sono modelli olistici, sono modelli che vedono alla pianeta Terra come a un tutt'uno, come a un organismo vivente, quello che James Lovelock chiamava Gaia, un organismo vivente e in qualche misura cosciente. Vedono l'essere umano come un centro di coscienza finalizzato all'evoluzione di sé e della specie, e in qualche modo portatore di responsabilità nei confronti di se stesso e di tutta la natura. Questi creativi culturali sono molto attenti quindi ai valori ecologici, sono molto attenti ai valori della pace, ai valori delle relazioni, ai valori della crescita personale. Dalla prima ricerca sociologica sui creativi culturali in Italia, condotta in collaborazione tra Club di Budapest Italia, Università di Siena e Villaggio Globale, emerge che i creativi culturali si attesterebbero al 35% della popolazione adulta. E le persone comunque sensibili ai temi generali dell'ambiente, dei diritti e della nuova cultura raggiungerebbero il 55%. I valori delle ricerche sociologiche statunitensi sono stati poi confermati dalle parallele ricerche dei team di sociologi in Giappone, in Francia e in Ungheria. An acceleration is occurring in the number of people who are Si sta affected by assistendo ad un this kind aumento of nel numero cultural di persone creativity coinvolte da change. questo cambiamento So dei the creativi proportion of people who culturali. actually Le changed their persone che hanno lives cambiato in la loro vita negli ultimi 10-12 10-12 years has anni gone è from passato about in proporzione dal 26 al 26% 33%, to 33%. That's due twice as volte più fast velocemente che nel as it's passato. been going in the past. Se i creativi If cultural culturali creators are sono negli Stati 33% Uniti il in the United States, 33%, the le proportion of persone people che who sono want to pronte a do fare something is qualcosa maybe sono il about 75%. 75%. Io parlo di una rete internazionale, globale, di organizzazioni non governative, NGOs, che formano una società civile globale che oggi è diventato un attore politico molto importante. Secondo me ci sono tre centri di potere oggi. C'è il governo, le aziende e poi c'è quella società civile globale, che è una rete molto attiva e molto effettiva.